È una mostra che Milano ha amato moltissimo e che riproponiamo perché ci sono tante persone che non l'hanno ancora vista, non hanno potuto vederla e ce lo hanno chiesto. È una mostra che esprime creatività in maniera semplice, una mostra che valorizza quello che noi abbiamo dentro. Nathan Savaia ci fa vedere come lui, partendo da sue sensazioni, da sentimenti, da un senso molto marcato del fatto artistico, sia in grado di creare delle opere, opere che sorprendono, opere che destano ammirazione, che stupiscono, opere che fanno riflettere. Prima riflessione tra tutte è proprio quello di essere noi stessi, di rispettare quella creatività innata, anche magari propria del fanciullo, che comunque è in noi e continua a vivere in noi anche da adulti. Tra le opere più iconiche sicuramente quelle che si rifanno a maestri del passato, c'è La notte stellata di Van Gogh, c'è La grande onda, ognuna di queste opere ha richiesto delle soluzioni, perché naturalmente il materiale di partenza non è una tavolozza di colori o non è un blocco di marmo, ma non sono materiali plasmabili, sono materiali esistenti, ecco, quindi va apprezzato soprattutto questo. In qualche maniera, lavorando con un materiale diverso, crea un'opera diversa che si rifà all'originale, che non la copia come un pittore può cercare di copiare un altro dipinto, perché sono due cose estremamente distinte, ma quello che Nathan Savaia ricerca è l'effetto, cioè di come restituire quell'effetto, quell'emozione, quell'intensità, quello sguardo che magari è nella Gioconda, nella ragazza con l'orecchino di perla, o l'intenzione dei corpi, l'intenzionalità delle figure del Bacio di Klimt, con dei semplici mattoncini. Quindi il successo di questa mostra si spiega. Sì, è una iniziativa culturale di altissimo livello che alza anche il livello dell'offerta culturale del nostro territorio in una zona particolare come quella di Navigli, come quella della Darsena, che di cultura, di diciamo intrattenimento di tipo diverso da quello solo serale notturna ha veramente un gran bisogno. Siamo in uno scalo ferroviario che è stato reinventato, che è stato pensato, su cui si è pensato che potesse avere una funzione diversa da quella storica, da quella classica, quella infrastrutturale e dedicata al trasporto. E coglie forse un po' anche il senso di questa mostra, che reinventa il mattoncino, che nasce come gioco e che poi si evolve con altri tipi di utilizzi e che oggi diventa addirittura opera d'arte.